Ciao! Se hai sentito parlare di Ludwig Wittgenstein, forse saprai che è conosciuto come un filosofo eccentrico, irascibile e tormentato. Ma che cosa può rivelarci la sua corrispondenza privata sul suo carattere e la sua personalità? The Ludwig Wittgenstein Project vuole portare alla luce per i lettori italiani il carteggio tra Ludwig Wittgenstein, geniale pensatore del Novecento, e il fratello Paul, pianista senza un braccio, che affascinò l'Europa con le più belle musiche per sola mano sinistra. The Ludwig Wittgenstein Project è un'iniziativa no profit per la pubblicazione digitale delle opere di Ludwig Wittgenstein, che dal 1 gennaio 2022 sono entrate nel pubblico dominio. Ci ispiriamo ai valori del pluralismo e della libera cultura online. Sul nostro sito web raccogliamo i testi originali di Wittgenstein in lingua tedesca o inglese, così come diverse traduzioni in varie lingue. Il nostro team di volontari lavora costantemente per offrire al pubblico testi completi, ben formattati, scaricabili e accessibili liberamente e a titolo gratuito. Spesso realizziamo noi stessi le traduzioni, a volte però richiedono un tocco specializzato. Per questo abbiamo lanciato la nostra prima campagna di crowdfunding per finanziare la traduzione per la prima volta in lingua italiana di 38 lettere tra Ludwig e Paul Wittgenstein. La corrispondenza con la famiglia offre uno sguardo insolito sulla figura di Wittgenstein. Nonostante sia spesso rappresentato come un genio incompreso, c'era in effetti una cerchia di persone con le quali Wittgenstein si trovava a suo agio, ed erano i suoi fratelli e sorelle. Dalle lettere con i familiari emerge un Wittgenstein affettuoso, estroverso e amareggiato per la lontananza dall'amata Vienna. Il rapporto epistolare con Paul è forse quello che riserva le maggiori sorprese. Legati da un forte sentimento di ammirazione, Ludwig e Paul intrattenevano per lettera energiche e serie discussioni sul senso dell'onore e della famiglia, sull'etica, sull'arte e soprattutto sulla musica. La corrispondenza con Paul potrà aiutare a capire perché Wittgenstein attribuiva un'enorme importanza alla musica, di cui il suo lavoro filosofico non poteva rendere giustizia. Insomma, il carteggio tra Ludwig e Paul Wittgenstein permetterà ad un gran numero di lettori di entrare più direttamente in contatto con un autore enigmatico e spesso ostile. Aiuta The Ludwig Wittgenstein Project a portare in vita per il pubblico italiano una preziosa testimonianza su uno dei più grandi intelletti del Novecento. Perché, come scriveva Ludwig a Paul, la gioia non condivisa è una gioia a metà.